Lei sta lavorando molto. Sto lavorando molto. Grazie. Possiamo, facciamo noi. Tanto è una breve intervista. Vado? Però onore e un vero piacere aprire la 14ª stagione del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino in compagnia del maestro Uto Ughi. Apriamo la stagione all'insegna della grande musica classica con uno dei più grandi violinisti italiani ma anche internazionali. Che cosa devo dire? Mi scusi, cos'era la sua domanda? No, la domanda è apriamo con lei, quindi apriamo in grande stile la nuova stagione del teatro. Mi fa molto piacere che il teatro apra alla musica classica, ma no, non credo di essere l'unico, che è un teatro di tradizione e mi sembra che abbia anche una buona acustica, un'acustica e un pubblico molto attento, anche se questa sera mi sono accorto che non avevano il programma di sala, cioè non sapevano i pezzi. Io per fortuna ho avuto l'idea di spiegarle, perché non era segnato il programma di sala. È vero, non c'era il programma di sala, però lei ha tenuto il palcoscenico come un attore di teatro, oltre come un grande musicista. Attore di teatro, mi piace qualche volta indirizzare il pubblico sulla musica che ascoltano, così l'ascoltano meglio. Se sono indirizzati un minimo sugli autori, il carattere dei pezzi. Io, questo qui è un'esperienza che ho fatto nel mio festival che avevo a Roma, un festival per i giovani, dove spiegavo pezzo per pezzo, e allora i giovani partecipavano e c'era molto maggiore trasporto che con un programma di sala freddo e anonimo che non ha lo stesso impatto della parola. Sempre di più notiamo anche qui ad Avellino che la musica classica e la lirica raccolgono e intercettano sempre un vasto pubblico e che molto partecipe, che segue con molto ardore e affetto questa. Questo mi fa un grandissimo piacere in un momento che la musica sta attraversando una delle sue peggiori crisi. Tanti teatri hanno dovuto chiudere, orchestre si sono sciolte per mancanza di fondi, anche perché i teatri non sono sempre gestiti in modo intelligente. Comunque mi fa molto piacere che ad Avellino ci sia questo revival. Lei prima sul palco ha ricordato la sua amicizia con il maestro Ettore De Concilis e con il rapporto che ha con alcuni suoi dipinti. Che rapporto c'è tra musica e arte? Arte visiva. È arte figurativa. Io penso che ogni arte ha delle. In ogni arte c'è un elemento dell'altra arte. Nella musica ci sono elementi di colore, di architettura, di disegno, di simmetria di forme, esattamente come nelle arti figurative. Così io penso che nell'arte figurative ci siano delle cose di musicalità, di ricerca di colore, di espressione. In fondo l'arte che cos'è? È comunicazione e condivisione, e condivisione verso una bellezza che sia espressa pittoricamente o tramite i suoni, è sempre una ricerca continua e appassionata verso la bellezza. Ci vuole restituire un ricordo del murale della pace che lei ha visitato di persona ad Avellino? Io mi ricordo che ho visto un bellissimo murale che rappresenta la guerra civile, o mi sbaglio, spagnola. Ci sono delle cose della guerra civile, cioè, molto molto interessante, in una chiesa, sì, la chiesa di Borgo Ferrovie, sì, molto interessante. E domani ci sarà una lezione in compagnia del maestro De Concilis al conservatorio, che è uno dei principali conservatori della Campania. Sì, domani incontreremo i giovani, perché io penso che le giovani generazioni devono essere coltivate e tenute molto in considerazione, perché il pubblico del domani è fatto dai giovani, se no veramente avremo un ricambio generazionale che non ci sarà se i giovani non sono. E quello che fanno le scuole per i giovani, per la musica,
è veramente insufficiente. Noi abbiamo una miniera ricchissima di capolavori che potrebbero dare gioia a milioni di giovani completamente sconosciuti perché non gliela fanno conoscere. Quello che si conosce oggi è Ligabue e Vasco Rossi e Gianna Nannini, non Giuseppe Verdi, Puccini o Vivaldi. E questa è la vergogna d'Italia, che non c'è nessuna partecipazione delle scuole per l'istruzione musicale di un paese che ha dato i maggiori geni musicali e che è diventato il fanalino di coda dell'Europa. Grazie. Arrivederci.